Loredana Lecciso con la figlia Yasmine, è tornata a casa sua a Lecce in cerca di tranquillità e. Loredana Lecciso è tornata a casa sua, a Lecce. Lasciando Albano Carrisi e Cellino San Marco. Notizie date in esclusiva dal settimanale Oggi, che ora mostra in esclusiva la nuova vita della, ex, compagna di Albano. Con la figlia Yasmine e. Carte bollate come accade in tutte le lunghe e tormentate storie che hanno a che fare con cuore, famiglia, orgoglio e rispetto, siamo finiti alle carte bollate. La svolta giudiziaria della saga di Cellino San Marco arriva nel freddo pomeriggio di sabato 3 marzo, quando Loredana Lecciso si imbatte in un post che Romina Power ha condiviso su Instagram. In quel post, l'ex moglie di Albano pubblica un commento apparso a nome di Loredana su Facebook, che recita, "Sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla". Per chi si fosse perso qualche puntata della Dinasti Salentina, il riferimento esplicito è alla gravidanza di Christel Carrisi. Figlia di Albano e Romina, svelata da una foto con pancino comparsa sui social e pubblicata dal settimanale di Pue e rilanciata a pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Il riferimento più implicito è invece un'accusa pesantissima a Loredana, è stata lei insieme a Romina col post a svelare ai giornali la gravidanza di Christel e questo post ne è la prova. Tutto torna. Se non fosse che quel post Loredana sa di non averlo mai scritto, come dimostra il fatto che appena lo vede chiama i suoi avvocati leccesi, Giorgio Greco e Nicola Bove, e chiede di diramare un comunicato e preparare una querela. Avvistata dai carabinieri il comunicato redatto dai due professionisti è pesante e tra le righe del legalese lascia intravedere tutta la furia della Lecciso. Scrivono gli avvocati, in data odierna, 03.03.2018. Sul profilo del social network Instagram della signora Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della signora Loredana Lecciso. Tale post, verosimilmente ascrivibile a ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla signora Loredana Lecciso, con l'aggravante della indebita appropriazione della sua identità. La signora Loredana Lecciso, turbata e legittimamente infastidita dall'accaduto, rende noto che per il tramite dei propri avvocati porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi. A tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale. Traduciamo, qualcuno ha diffamato Loredana fabbricando un post a suo nome e attribuendole la diffusione di informazioni coperte da privacy e Loredana non ci sta. Solo un annuncio? Viene da escluderlo, questa storia è già abbastanza intricata per pensare ad annunci di querele a vuoto. Ma anche perché il martedì successivo la Lecciso è stata avvistata nella caserma dei carabinieri di Lecce. Da dove arriva il post? Ma com'è possibile che un post che sembra scritto dalla Lecciso finisca sull'Instagram di Romina? La risposta è semplice e inquietante allo stesso tempo.
Esistono infatti app in grado di fabbricare post fake, ossia falsi, di chiunque di noi in pochi secondi. Ogni tanto c'è chi si diverte a usarle per mettere in imbarazzo politici e personaggi pubblici, meno chiaro è il motivo per cui qualcuno le abbia usate per attribuire una sortita così sgradevole, e lesiva della privacy di Christel, alla Lecciso. Un fan troppo zelante della Power? Qualcuno che ha interesse a mettere Loredana in cattiva luce? Qualunque sia la risposta, solo l'indagine che nascerà dalla querela potrà individuarla con certezza. Intanto, resasi conto dello scivolone, la Power ha cancellato il post da Instagram, che però in pochi minuti aveva già raggiunto centinaia di persone e innescato uno tsunami di insulti sui profili social, veri, della Lecciso. L'abbiamo cercata ma lei non ha voluto commentare l'episodio e, come spesso fa da qualche tempo, ha affidato a una foto con didascalia il suo pensiero. Nella foto c'è lei, in pensosa posa sexy con tanto di FLU con accento circonflesso tè di champagne in mano, seduta a terra, nella dita un messaggio forte e chiaro: la ragione non urla, la ragione si siede e aspetta. La strategia, non solo social, è chiara. Una vita tranquilla non c'è tregua, insomma, nella saga di Cellino. Nonostante Romina sia in Florida con Romina e Lunga R e Cristal e da lì posti dettagli sul prossimo tour tedesco con Albano, dal 18 al 23 marzo. Nonostante Albano sia col figlio Iari a Milano a registrare le puntate di The Voice of Italy, in onda dal 20 marzo, Rai 2. E nonostante Loredana sia in una fase diciamo così di quieto stallo introspettivo e fermento lavorativo. Traduciamo anche questa? Ok, dopo più di due mesi a Pavia dal fratello Luca, la Lecciso è tornata a casa sua a Lecce. Da oltre due settimane, fa base lì per impegni con i suoi due negozi, le scuole dei figli e la preparazione di uno spettacolo teatrale. Le ultime parole di Cristo, in cui ballerà nel ruolo della Maddalena accanto a Luciana Savignano sul palco del Teatro Apollo. Al mattino il lavoro, al pomeriggio i figli. Va a prendere Yasmine a scuola e, come nelle foto esclusive che vedete, fanno due passi, merenda, chiacchiere. Insomma, gli estremi, anche geografici, per un periodo tranquillo ci sarebbero pure. Tanto più che in questi giorni Loredana e Albano hanno ritrovato la complicità e la serenità che tutti i genitori vivono quando c'è di mezzo un imprevisto di un figlio. Nei giorni scorsi, infatti, Bido si è rotto una gamba in un gioco spericolato a scuola e, in barba alla distanza, non solo geografica, di queste settimane, la Lecciso e Albano hanno gestito insieme l'emergenza. In ogni pausa delle registrazioni di The Voice, e qualcuno racconta anche durante le registrazioni e, il cantante trovava il modo di telefonare al figlio e alla Lecciso per sincerarsi che tutto fosse ok. E appena la produzione del talent lo ha liberato è volato a Cellino per stare col piccolo. Social, tensioni e carte bollate a parte, la felicità è davvero nelle piccole cose. E no, non ci riferiamo a bicchieri di vino e panini. Marianna Aprile.